Ti assicuro che se non completamente, almeno in parte, non hai capito correttamente o comunque hai frainteso la storia o i personaggi di GTA V. Franklin è quello nuovo, quindi possiamo anche lasciarlo fuori. Qui si parla del vecchio trio: Michael Townley, Trevor Phillips, Bradley Snyder. Michael lo conosciamo, si tratta dell'egoista padre di famiglia che si trasferisce a Los Santos per scappare dalla sua precedente vita criminale. Anche Trevor lo conosciamo, un criminale psicopatico che ha fatto delle rapine e della criminalità il suo stile di vita. Ma riguardo Brad? Che cosa sappiamo riguardo Brad? Vi assicuro che con ciò che vi dirò vi farò rivalutare completamente i personaggi di GTA V, perlomeno uno di questi. Partiamo dai fatti. Sappiamo molto bene che Brad viene ucciso durante il prologo e che viene messo nella tomba che dovrebbe essere di Michael Townley. Lo scopre Trevor durante la storia, Trevor perdona Michael, ma perché accade tutto questo? Perché Trevor perdona Michael? Trevor è molto intelligente, capisce cosa è successo, comprende che è stato Michael a tradire la squadra. Ma è stato veramente Michael a snicciare la squadra? E se sì, è stato obbligato o l'ha fatto di sua volontà? The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Una volta ascoltato questo, è certo che sia stato Michael a recarsi dall'FIB per uscire dalla sua vita criminale. Dave Norton decide quindi di organizzare la sua uscita. Ora, probabilmente saprete bene che durante il prologo Michael sembra morire. Di fatto il vecchio Michael Townley muore sul posto. Sappiamo bene però che nella tomba di Michael Townley di fatto Michael non c'è. In breve quindi viene trasferito a Los Santos nel programma di protezione testimoni e ogni mese paga $5,000 a Dave Norton per mantenere il segreto. Penso sia ben evidente, come dice anche Trevor in un dialogo. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Che Michael sia un viscido, un serpente, qualcuno pronto a tradire la squadra in qualsiasi momento, solo per egoismo. E la cosa peggiore è che in tutto questo la vittima è Brad. Questo perché, beh, il personaggio di Trevor è sempre stato molto controverso e anche molto ricercato dall'FIB. È ricercato dall'FIB anche durante la storia principale, quindi durante il periodo della vita dei personaggi di cui noi siamo a conoscenza. È l'FIB stessa che vuole Trevor morto alla fine del gioco. Questo perché? Perché è sempre stato pericoloso, molto imprevedibile, fa un sacco di vittime, si tratta di una persona con cui è molto difficile avere a che fare. Trevor non si sarebbe fermato, partiamo da questo presupposto. Per Trevor fare il criminale è uno stile di vita, lo dice lui stesso parecchie volte e possiamo anche comprenderlo da ciò che ha deciso di fare dopo aver cambiato vita successivamente al prologo. This is not a game to me. All right, this is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. Ma quindi nel prologo, chi doveva morire? Michael sappiamo benissimo che non doveva morire, anche perché non sanguina. Questo fa capire che abbia un giubbotto antiproiettile e questo evidenzia ancora di più come fosse programmato tutto ciò che accade durante quella missione. Ma Dave Norton, quindi col fucile da cecchino, chi doveva colpire? Doveva colpire Michael, questo l'abbiamo detto, ma chi altro? Doveva colpire veramente Brad, la persona che è stata colpita? O doveva forse colpire Trevor Phillips? Where the fuck's the chopper? Credo sia indubbio che il vero bersaglio non fosse la persona che è stata colpita,
ma fosse in realtà, fin dall'inizio, Trevor Phillips. Ma torniamo ai fatti del prologo, torniamo a poco prima del prologo, ponendoci questa domanda: Trevor si sarebbe fermato? Probabilmente Trevor non si sarebbe mai fermato. Michael invece aveva una famiglia, aveva una moglie, aveva dei figli, aveva tutti i motivi per porre fine alla sua vita criminale, cosa che probabilmente a Trevor non piaceva. Ma vi invito a chiedervi ancora una volta: ma per quanto riguarda Brad? Brad che personaggio era? Che carattere aveva? Che ambizioni aveva? Che cosa voleva fare della sua vita? Sapeva quello che stava per accadere? Sapeva delle intenzioni di Michael? Insomma, è impossibile non accorgersi di un padre di famiglia che lavora con te e che probabilmente ne vuole uscire. Se sono stati sempre discussi i personaggi principali di GTA V, se è sempre stato discusso il motivo per cui abbiano fatto determinate cose, il personaggio di Brad, almeno per quanto riguarda la sua reputazione, non è mai stato discusso, ma è sempre stato accettato per come viene descritto. Ma come viene descritto? Ci siamo sempre talmente tanto impegnati a descriverlo, a dargli un posto all'interno della squadra e all'interno della storia quasi come martire, che non ci siamo mai chiesti: ma che tipo di persona era Bradley Snyder? E fate molta attenzione, perché qui potrei aprire per moltissimi di voi il vaso di Pandora. Really, if I'm completely honest with you, Brad was a bit of a dick. The dude who got killed? Yeah, I mean, would I have done it one day? Maybe. Probably like. Wouldn't have done it in such an underhanded fashion. Il modo migliore per capirlo è evidenziare come si comporta nel prologo. If anyone's killing hostages, it's me! Se proviamo a uccidere l'ostaggio donna, il primissimo ostaggio che vediamo durante il prologo, ciò che dirà sarà questo. You're not getting none from that ex-stripper? Si riferisce alla donna, pur non sapendo che persona fosse, che cosa facesse, come ex spogliarellista. Ora, questo potrebbe essere un riferimento al mistero che narra questa persona sia Amanda. Una volta usciti dalla banca e arrivati al veicolo, dopo che Brad avrà fatto il possibile per non recare nessun aiuto, fateci caso perché succede anche questo nel prologo, Brad resta spesso indietro, non aiuta comunque in gran misura, beh, proprio lui decide di rigirare il coltello nella piaga. E lo fa scatenando lo sdegno non solo di Michael, ma anche di Trevor. Shut the fuck up and drive! Woo! Did you see that shit? Fucking put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. È palese come gli altri due protagonisti non siano per niente d'accordo con il suo comportamento. Brad era violento, infedele, godeva del far del male agli altri, cosa che invece Trevor e Michael non riescono a comprendere. Certo, Trevor è uno psicopatico. Michael è un egoista, ma non gode nel far del male agli altri, almeno non come ne gode Brad. Lester stesso, durante la preparazione al grande colpo, evidenzia la natura dei rapporti tra i membri della squadra prima degli avvenimenti del prologo. Ok, I'm gonna stop you there, T. Some things are better left alone. Brad's not a thing! He's part of the crew. Well, a crew's more than a sum of its parts, and he was a pretty shit part. No, he was, is shit because he's lazy, forgetful, mean, and stupid, with respect. He's changed, all right? He writes now, emails, he's educated himself inside, and he'll be a valuable part of the team. Why don't you talk to Michael about it? Ed eccovi più chiaro forse il motivo per cui, spiegato questo, Trevor decide di non uccidere Michael quando viene a sapere di quanto è accaduto veramente durante il prologo. C'è anche da considerare che in questo caso Trevor si è sentito tradito due volte. La prima durante il colpo, la seconda quando ha capito che Brad fosse morto. Ma questo non nel modo che credete voi. Come probabilmente saprete, Trevor riceveva periodicamente delle mail da parte di quello che credeva essere il terzo membro della squadra. Ne parla molto spesso, parla di come
Brad sia cambiato, di come adesso si interessi agli altri, di come sia una persona migliore. Quindi Trevor ci credeva, era convinto che Brad fosse migliorato come persona, che fosse diventato più affidabile anche lavorativamente parlando, ed era per questo che insisteva nel cercare di farlo evadere. Nel momento in cui scopre che è morto, capisce che tutto questo è una menzogna, che Brad non è migliorato, che Brad è morto e è rimasto quindi la stessa identica persona che conosceva. Ed è proprio per questo, forse tra gli altri motivi anche, che decide di non uccidere Michael. Ed ecco quindi chi era veramente questo personaggio, da tanti considerato un martire, ma che di martire non ha assolutamente nulla. Ma questo non è l'unico grosso mistero riguardo il prologo. Ce ne sono tanti altri, ma uno dei principali riguarda proprio il primo ostaggio che abbiamo occasione di vedere. Detto questo, se questo video vi ha stupito e vi ha detto qualcosa di nuovo, vi invito a lasciare un like, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.